contento del lavoro che il gruppo che abbiamo messo in piedi sta facendo. È un lavoro molto ampio perché stiamo cercando di andare a colpire un po' tutti i settori, che sono quelli istituzionali ma anche quelli più spiccioli del mondo imprenditoriale locale, ma soprattutto quello che è il discorso dell'attività, continui contatti con le società con le quali stiamo già lavorando. La zona comunale di Mantova, il sindaco Sodano e l'assessore Tombini, la collaborazione anche con la provincia, e quindi anche che poi manderà qualche fotografia se volete fare due righe anche o fare accenno a questa cosa qua, e per noi è importante perché le istituzioni principali che sono la provincia, il comune di Mantova, la provincia di Mantova, il comune di Mantova e il comune di Poggiorusco ci hanno confermato la loro vicinanza. È la prima delegazione che viene a visitare, con lui abbiamo già avuto dei contatti, la Federazione della Lombardia ha già dato disponibilità tramite una sottoforma di contributo per il trasporto dei bambini delle scuole elementari a partecipare al All Star School, e quindi insomma siamo soddisfatti di questo e siamo soddisfatti del fatto che la collaborazione con la società, con le scuole, sia molto molto forte. Io sono appena tornato da una riunione con Francesca Zaltieri, con la quale abbiamo parlato addirittura di un progetto del gioco sport dell'anno prossimo. Qui c'è la sabbia, le ho già anticipato un attimino, quindi c'è la volontà di essere presenti con uno Star Game, che non sia un evento fine a se stesso, ma è un evento che fa parte di un progetto triennale che la dinamica e la pallacanestro amatoriale sta facendo sul territorio e per portare a sviluppo il basket in generale. Che abbiano scelto Mantova non solo per la città di Mantova, che è una bellissima città, ma anche perché la nostra società ha garantito una preparazione, un'organizzazione dell'evento che alla Lega è sicuramente piaciuta molto. Loro quando sono venuti giù la prima volta che ci siamo incontrati sono rimasti affascinati dal progetto che noi avevamo fatto e ha detto che sono rimasti stupiti quando l'hanno aperto, hanno detto questi qui stanno lavorando molto bene, quindi hanno scelto noi anche per questo. È fondamentale per l'organizzazione di questo evento è sicuramente la sinergia con tutte le, con l'amministrazione, con la provincia, con la regione, con tutto dovranno portare i ragazzi ad assistere a questo evento unico per la provincia di Mantova. Ovviamente la nostra idea è quella di coinvolgere tutto il territorio di Mantova e quindi, come dicevi tu, le società sportive, le scuole, i gruppi che vorranno partecipare, le associazioni che noi cerchiamo di coinvolgere in quelle che sono le nostre attività, con delle promozioni speciali, con la possibilità di accreditarsi per tutti i tesserati e per tutti gli under 19, quindi con l'ingresso omaggio possa coinvolgere tutto il territorio dei praticanti e degli addetti ai lavori della zona, e in più sconti particolari per gli accompagnatori e promozioni per i gruppi con un biglietto omaggio ogni 10 biglietti acquistati. Ovviamente per gli accompagnatori dei gruppi ci sarà anche un prezzo ridotto. Sul sito internet, come dicevi, che abbiamo presentato oggi, che da questa mattina è ufficialmente online, asgmantova.it, ci sono tutte le promozioni, a breve saranno disponibili i moduli per iniziare ad accreditarsi anche se manca più di un mese all'evento, e in più sono già attive le pagine sui social network, quindi la pagina ufficiale di Facebook e di Twitter dell'evento, e con l'hashtag ufficiale asgmantova. Quella sarà una forza per questo evento, anche perché a breve con la Lega ufficializzeremo quelli che saranno i criteri di costruzione delle squadre e sarà possibile votare i giocatori e aggiornarsi su quelle che sono le squadre italiane e stranieri che si affronteranno allo Star Game, sempre attraverso il sito ufficiale asgmantova.it.